L'altro giorno su Avvenire hanno fatto l'intervista alla Irina Bokova, che è il nuovo presidente internazionale, si è seduta a Parigi, alla guida dell'UNESCO, e questo breve articolo è interessante il fatto che lei ricordi che quest'anno, il 2010, è stato proclamato anno internazionale della biodiversità. Siamo i soli a poter evidenziare il ponte fra la biodiversità e la diversità culturale, i soli a poter convincere la comunità internazionale su questo legame molto intimo fra esseri umani e natura. Preservare un determinato patrimonio naturale coincide spesso proprio con la difesa delle popolazioni locali e del loro approccio culturale. La dottoressa Capozzi, che vi parlerà delle sue esperienze, quindi dei fatti che poi hanno portato alle parole che lei ha lasciato in varie pubblicazioni e interventi giornalistici. Noi siamo qui quindi per riflettere sui significati dei concetti di etica, di valore, di famiglia globale, di identità e di cultura.